Buongiorno a tutti, segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno, seduta del 9 ottobre 2020, seduta numero 747, procedo con l'appello dei consigli della sesta commissione al secondo appello. Anello? Assente. Cusumano? Assente. Gelarda? Presente, buongiorno. Buongiorno. Scarpinato? Buongiorno, presente. Buongiorno, presente, presidente Zacco. Presidente, tre consiglieri su cinque presenti. Grazie, constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno, do il benvenuto a tutti gli invitati. Oggi inizia il giro di audizioni che questa commissione ha deciso di avviare per cercare di rilanciare le attività commerciali in via Roma. Io intanto, prima di iniziare, desidero ringraziare tutti i componenti della commissione perché in un momento politico come quello che sta attraversando il Consiglio Comunale, invito per favore tutti a disattivare il microfono. Disattivate i microfoni, per favore. Presidente, sono Cusumano, appena arrivato. Buongiorno a Buongiorno, tutti. invito per favore a disattivare i microfoni e di attivarli solo quando dovete intervenire. Grazie. Dicevo, prima di iniziare e dare subito la parola a voi, desidero ringraziare i componenti di questa commissione perché in un momento delicato, politico delicato del Consiglio Comunale, al di là delle appartenenze politiche, tutti insieme abbiamo deciso di unirci per cercare di dare risposte concrete alla città, alle attività produttive e cercare di rilanciare quello che una volta era un assediario principale commerciale di alto livello della città e oggi purtroppo desertificato. Mi auguro che tutti gli interventi mirino in una direzione di collaborazione propositiva senza polemiche, perché ormai continuare a perdere tempo sul perché siamo arrivati a questo punto, è inutile. Cerchiamo di capire seriamente e concretamente invece come ripartire per poter dare un contributo serio e concreto. Comunico a tutti i partecipanti che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune, quindi prima di ogni intervento occorre il vostro consenso. Darei subito la parola a voi, in modo che poi intervengano i consiglieri e poi ci determiniamo. Salvo, segui l'ordine di invito. Sì, Io dal tablet purtroppo non riesco a vedere bene chi è. Vedo la Presidente di Dio. Iniziamo con il Presidente di Dio, sì, prego. infatti. Il microfono, dottoressa. Sì, eccomi, dicevo, scusate, cercavo di collegarmi dal PC, ma non capisco perché mi dice non puoi partecipare a questa videochiamata, quindi lo faccio dal cellulare. Allora, intanto buongiorno, grazie per questa convocazione. Voi sapete, ciascuno di voi, tutti voi, ma anche i colleghi delle altre associazioni, da quanti anni noi abbiamo intrapreso questo dialogo che speravamo costruttivo nel senso di un risultato più immediato, perché nel frattempo contiamo appunto i morti sulla via Roma e non solo. Allora, avete ciascuno di voi, così come la Commissione, la famosa scheda che credo sia datata 2015, poi aggiornata, attualizzata e se volete la possiamo aggiornare con tutte le ulteriori sentenze intervenute laddove ci fosse un'amministrazione comunale resistente a disapplicare un regolamento che non ha nemmeno più senso di continuare ad applicare e che si beccano i ricorsi al TAR e il TAR pronuncia le sentenze. Diciamo appunto che invece prevedono di dare l'autorizzazione a chi ne faccia richiesta. Detto questo, l'avrete letto, visto che nel 2018 io personalmente, dopo le reiterate, i reiterati inviti
al Consiglio Comunale, Contai, le vetrine, in questo caso parliamo di Via Roma, ma non è giusto neanche parlare come se questo provvedimento che invochiamo riguardi solo Via Roma. L'unica cosa è che la Via Roma è la più eclatante. Allora, dicevo, Contai, 116 vetrine chiuse, è di qualche giorno fa l'aggiornamento che abbiamo fatto contando sia a destra che a sinistra che questo numero è aumentato addirittura del 50% oltre agli istituti, alle vetrine chiuse degli istituti bancari. A questo si è aggiunta la situazione della Rinascente, quindi dico la Rinascente che forse come valore negoziale in questo caso nei confronti di una proprietà devo dire veramente non tanto sorda, perché da un punto di vista privatistico non si possono fare appelli di solidarietà, quindi le questioni poi ognuno per i propri interessi le porta avanti, ma sorda devo dire cioè folle più che sorda, perché un'eventuale perdita di un cliente così solido significherebbe forse non affittarlo più a nessuno, quantomeno non come immobile commerciale, visto e considerato che allo Stato non ci sono queste condizioni. Non so come la Rinascente abbia avuto anche l'autorizzazione in illo tempore, quindi non sta a me adesso andare a indagare come mai, però in questo momento c'è. Se la Rinascente se ne va, sarà veramente la totale morte, cioè inutile stare a parlare perché sarà ancora più complicato. Detto questo, vado a una questione politica e chiudo il mio intervento, anche perché chiunque dei consiglieri, che ringrazio oltre al Presidente, avesse bisogno di chiarimenti anche a un punto di vista tecnico, siamo senz'altro disponibili. A un punto di vista politico, perché anche questa reiterata richiesta con forza al Consiglio di mettere alla discussione finalmente questo argomento? Perché abbiamo notato che evidentemente la maggioranza quando vuole si ricompatta e procede. Allora, o come ci auguriamo, questa valutazione di delibera viene presa comunque all'unanimità, perché non mi sembra che ci possano essere più adesso dei motivi di resistenza, visto che ormai forse rispetto a quando abbiamo iniziato questa battaglia la consapevolezza e la conoscenza delle cose si è maggiormente consolidata rispetto a quello che dicevamo noi. Ma a un certo punto, visto che ricordo che l'amministrazione comunale la delibera, l'ha fatta, quindi per quello che riguarda la giunta di questa città, quindi eravamo ancora nella sindacatura precedente, sicché non vedo evidentemente per quale ragione anche da un punto di vista politico un'eventuale decisione a maggioranza e non all'unanimità non si debba cogliere. Quindi è un appello, ecco qua ho scantonato un po' dal mio ruolo, però dico anche che politicamente se c'è la volontà a questo punto si può portare avanti, perché si è dimostrato che quando si vuole la maggioranza si compatta e procede. Quindi io mi fermerei qui nel mio intervento augurandomi di poter ottenere anche da parte di questa autorevole commissione un impegno che sia funzionale poi finalmente a un risultato di, ecco, di che cosa stiamo parlando, perché forse magari non l'abbiamo chiarito, quello di concedere che si possano avere autorizzazioni superiori a 200 metri quadrati. Questo cosa consente come nostra valutazione per l'esperienza che abbiamo? Che se anche nascono da questo momento in poi degli interessi sulla città, quegli interessi li possiamo spingere su quelle zone che in questo momento invece hanno dei vincoli, e i 300, i 400 metri quadrati, 500 metri quadrati diventano delle ancore, lo stiamo vedendo con la Rinascente, perché non mi sembra che nessuno dei piccoli stia esultando perché... Scusate, stia esultando perché eventualmente va via la Rinascente, anzi dalla presenza della Rinascente come ancora attrattiva su questa zona della città e sono tutti assolutamente interessati a che rimanga. Quindi io ringrazio, concludo il mio intervento con l'ennesimo appello
in questo caso alla Commissione Attività Produttiva, al Presidente Zacco, che è sempre stato, devo dire, molto sensibile a questa richiesta, però ahimè rimasta ancora lettera morta. Grazie. Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Vicepresidente. Io devo dire che sulle scelte, o meglio, sulle delibere di nostra competenza, questa commissione ha portato avanti un lavoro sempre in sinergia maggioranza e opposizione, senza fare differenza, perché sono delle scelte importanti per la città e quindi è giusto condividerli con tutti i rappresentanti dei cittadini. Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 5, mi sembra che ci riferiamo a questa delibera, questa commissione tutta è stata sempre sensibile, abbiamo sempre cercato di portare in aula questa come le altre delibere, perché poi se analizziamo dal 2017 ad oggi le uniche delibere, gli unici regolamenti che ha fatto il Consiglio Comunale sono relative a questa commissione, o meglio, non dico tutte, ma l'80%. Su questa delibera c'eravamo un po' fermati perché da un confronto con la Regione, l'assessore Turano, in una riunione organizzata da Confimpresa, se non ricordo male, aveva comunicato che era quasi pronto per portare in aula una legge che modificava a livello regionale la quadratura, e quindi noi ci siamo un pochettino fermati in attesa di questa delibera. Ma siccome questa delibera, diciamo che ha avuto lo stesso iter del click day, è meglio portare avanti la delibera di Consiglio Comunale, e credo che già i capigruppo poi possono confermare, credo che già si è discusso in capigruppo per calendarizzare proprio la delibera in Consiglio Comunale. Andiamo avanti con gli interventi. Presidente Felice, prego. Allora, ringrazio la commissione per l'invito e devo dire che avevo molte perplessità sul partecipare a questa riunione, poi pensando all'impegno che questa commissione mette nel suo ruolo, mi è sembrato giusto il rispetto istituzionale sia nei confronti della commissione che dei colleghi delle altre associazioni partecipate. Io però sposterei l'attenzione su un altro ragionamento. Per me, se la Rinascente chiude, non è solo un problema legato all'affitto, è un problema legato anche alla mancanza di fatturati. Evidentemente le previsioni fatte quando hanno aperto, sono andate a farsi benedire, per cui oggi non reggono, e quindi legare tutto alla questione affitto, alla questione quadratura, che rappresenta un fatto importante, secondo me è un errore. Io voglio fare una riflessione con voi, perché secondo me, anche modificando l'articolo 5, la situazione non cambierà molto, e lo dimostra proprio il fatto della Rinascente, perché poi chissà quanto vorranno di affitto i proprietari, chissà se saranno in grado di aprire, chissà se altri si lanceranno in un'avventura in una zona che non dà nel breve difficilmente della soddisfazione. Ma il ragionamento che volevo fare io è un altro. Noi parliamo di una circoscrizione, mi chiederete che c'entra la circoscrizione, ora ve lo spiego, con meno di 80.000 abitanti. Con meno di 80.000 abitanti non si può garantire la nascita di un tessuto economico che regga, di un numero di attività come quello che era abitudine del centro storico. Quindi il problema diventa è come si attraggono altri clienti. Quindi come si crea un sistema di accoglienza per persone che vengano fuori dal quartiere. Perché fino a quando ci saranno in campo le attuali misure sulla mobilità, la mancanza di strutture, il libro dei sogni che si realizzerà bene che vada nel 2030, io credo che nessun folle investirà in Via Roma, tranne che non gli garantiamo il fatturato. E allora il tema è, sì, modifica l'articolo 5, ma è principalmente come creiamo un sistema di attrattività per la gente poter arrivare, venire e sostare nel centro storico. Perché se noi non creiamo queste condizioni, non rinascerà più né Via Roma, né gli assi commerciali, né i mercati storici, tranne che il massimo, secondo me, si è già pure ottenuto, trasformarli in locali di somministrazione per poi avere altri
tipi di problemi rispetto al quale oggi stiamo andando. Quindi per me il ragionamento diventa: o creiamo le precondizioni per cui il centro storico sia accessibile ai consumatori, oppure non risolveremo mai il problema di Roma. Perché, ripeto, con 80.000 abitanti non è possibile reggere un sistema, diciamo, economico di diverse centinaia di attività commerciali. E quindi o insieme ragioniamo sul come, ripeto, ritorniamo a rendere accessibile, se non attrattivo, il centro storico, se no tutto quello che ne faremo, per me, secondo me, resterà lettera morta, perché di fatto la situazione è quella: i residenti sono quelli, hanno una capacità di spesa, quindi se in via Roma non si deve andare perché le macchine non devono circolare, perché è meglio usare la bicicletta, perché tra 10 anni ci sarà il tram, perché tra 10 anni completeremo l'anello ferroviario, perché tra 10 anni, vabbè, tra 10 anni ne parliamo. Allora, se noi abbiamo interesse a smuovere le cose da domani, il tema diventa come restituiamo questo pezzo di città ai cittadini e ai consumatori. Perché, ripeto, tutto quello che noi faremo in termini tecnici, e diciamo, Patrizia è stata chiara, esplicita, e ha ribadito una proposta che, se andiamo a cercare negli annali, credo che risalga il tentativo di modifica intorno al 2012, quindi diciamo, però io credo che oggi questo non sia sufficiente se a fianco non ragioniamo su come consentiamo ai palermitani, e non solo, di poter arrivare e sostare in quella zona della città. Grazie per l'attenzione. Grazie, Presidente Felice. Presidente Bivona, prego. Mi sentite? Sì, sì, prego. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Riguardo alla via Roma, dico, è un problema vecchio, ritengo che una delle possibili soluzioni ci possano essere, ci sono dei margini. Mi riferisco anche agli esperimenti fatti nelle grandi città del nord, anche a Firenze, dove in particolare, quando hanno chiuso il centro storico, hanno avuto gli stessi problemi che abbiamo qui a Palermo. Ora, riferendomi a questo, volevo capire la possibilità di modifiche di alcune determinazioni fatte da questa amministrazione. Primo, non sono assolutamente d'accordo alla ZTL. Se vogliamo riprendere la via Roma come asso portante dell'economia, bisogna eliminare il veicolare. Eliminiamo la ZTL, che poi è la stessa cosa di eliminare e far diminuire il traffico, li facciamo veicolare soltanto da mezzi pubblici. Dopodiché bisogna creare delle attrattive, la possibilità di attrarre le grandi firme nella via Roma. Solo così riusciamo a riprendere questo asse viario che possa essere determinante per l'economia di Palermo. Nello stesso punto volevo anche ribadire il fatto che bisogna arricchirlo di eventi, anche facendo convenzione con il liceo musicale, con l'accademia musicale, sulla possibilità di creare piccoli eventi nelle zone dove è possibile, con marciapiedi larghi, o anche su Piazza San Domenico. Abbiamo capito che purtroppo il veicolare crea danni alla salute, crea danni all'inquinamento e tutto il resto, ma non è portando le persone con la macchina su via Roma che risolviamo il problema. Sono d'accordo che la Rinascente non è soltanto il caro affitti, perché se la Rinascente avesse quegli introiti che gli permettessero di pagare gli affitti, tutto questo problema non sarebbe nato. Il fatto è che la crisi ormai ha colpito anche le grosse aziende, e quindi una struttura di questo tipo, se non ha una percentuale di incassi che gli permette di sostenere le spese, è chiaro che è destinato a chiudere, anche con tutte quelle persone impiegate e quindi costi dipendenti e altro. Quindi il concetto va ricercato altrove. Il nostro problema di via Roma, se dovessimo aprire al veicolare, è il parcheggio, perché la via Roma è solo una strada di transito, ma è quasi impossibile fermarsi su via Roma per fare acquisti, per fare commissioni o altro, anche di pochi minuti.
non c'è spazio per il parcheggio, quindi uno la può solo attraversare. Se il concetto è attraversare la via Roma soltanto per dire siamo in via Roma, allora bisogna avere il coraggio di dire cambiamo sistema. Cambiando sistema diciamo non ZTL, non veicolare, solo mezzi pubblici, che permettono anche a chi volesse arrivare col mezzo pubblico, naturalmente potenziato dall'AMAT su via Roma, gli permettesse in questo modo di poter far arrivare più persone possibile in centro. Nel centro storico gli assi viari più importanti sono la via Libertà, via Macheda, via Roma, Corso Vittorio Emanuele. Là dove è stato chiuso il veicolare su via Macheda e su Corso Vittorio Emanuele, abbiamo visto che l'incremento per i commercianti in forma di consumatori di pubblico è stato notevole. Allora, se questa è la ricetta vincente, vediamo di capire se riusciamo in qualche modo a far svegliare questo quest'asse viario con attrattive, ma specialmente con le grandi firme. Quindi bisogna rendere questa strada molto interessante ai consumatori. Io mi fermo qua, questa era la nostra idea. Grazie. Vedo collegato Massimiliano Mangano. Prego. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie Presidente, alla Commissione, ben trovati a tutti. Allora, sicuramente facendo questo primo passaggio, quello che esce fuori che tutti quanti e le varie associazioni, la dottoressa di Dio, il signor Felice e via di seguito, il fine poi abbiamo tutti uguale, che da tempo portiamo avanti, e non riusciamo a togliere e a portare direttamente finalmente questo articolo 5 in commissione, già ci siamo a prelevare questo atto e portarlo in consiglio finalmente. Non riusciremo mai a dare un primo passaggio a quello che è il problema di via Roma. Non si chiude qua perché la mancanza dei servizi, la mancanza di attrattive, manca tutto. Però bisogna fare qualcosa, non bisogna solo aspettare che muoia la Rinascente perché ci svegliamo e ci ricordiamo che esiste via Roma. Via Roma era fatta da tante altre piccole imprese che creavano un tessuto economico, ok? Sicuramente far chiudere ulteriormente via la Rinascente è un ulteriore colpo pesante alla situazione. La via Roma era fatta da grandi aziende storiche che davano lustro e permettevano ai piccoli di vivere. Si chiamavano Scarpaci, si chiamavano Niceta, si chiamavano Torre Grossa e tutto quanto. Il mondo sicuramente è cambiato, ma le grandi aziende davano lustro a questa arteria, quindi tenere i immobili chiusi. Il mondo è anche cambiato, non abbiamo più parcheggi, la ZTL non ci ha aiutato, dice ma è anacronistico andare contro la ZTL, d'accordo, ma bisogna trovare un rimedio al problema, perché la ZTL è diventato un problema, ok? Ripeto, per tutto quello che è il tessuto economico del commercio di strada, parliamo di quello diurno, e che poi il notturno vive una situazione diversa. Almeno lo viveva finché non c'era ZTL notturna, perché ho detto con la ZTL notturna anche altri locali storici del centro storico hanno chiuso pure loro. Quindi bisogna finalmente prendere una posizione su un qualcosa che da tempo viene portato avanti. La commissione in passato aveva già portato avanti questa situazione della modifica dell'articolo 5, i consiglieri e tutto quanto, è arrivato il momento di iniziare a fare un passaggio. L'articolo 5 da solo sicuramente non basta, è il primo passaggio, forse il più immediato. Ma sicuramente bisogna mettere in cantiere tutto quanto, poi alla fine di cui si è parlato, dalle attrattive e tutto quanto, perché ripeto, se non, la via Roma viveva di provincia, il centro storico viveva di provincia, ancora oggi dal punto di vista notturno anche la provincia viene nei locali pubblici a arricchire quello che è il tessuto economico, quindi se non incentiviamo un passaggio per loro più immediato diventerà sempre più, e non basterà il tram, perché può passare il tram con questi locali vuoti, tra 10 anni, 20 anni, tutto quanto, ma sarà sempre un'arteria vuota. La realtà dei fatti purtroppo è questa, ripeto, è arrivato il momento di dare un seguito a quello da cui da anni si parla. Grazie. Grazie. Diamo la parola a Giampaolo Prestia, prego. Buongiorno a tutti.
Grazie per l'invito. Io ho sentito gli interventi di tutti. Penso che via Roma è chiaro che non si può tornare indietro dalla ZTL in questa fase. C'è un progetto ovviamente ben chiaro su quest'asse viario anche per i mezzi pubblici. Speriamo che venga portato avanti al più presto. È chiaro che Via Roma è poco attrattiva per tutti i tipi di attività in questo momento. Dalla ristorazione, noi abbiamo diversi amici che hanno attività in Via Roma e traverse limitrofe e stanno soffrendo moltissimo. Diceva qualcuno che in Via Roma in questo momento è un asse di passaggio come lo è stato negli ultimi in tanti anni. È vero, cioè, è difficile sia il parcheggio che arrivarci. È chiaro che bisognerebbe potenziare moltissimo i mezzi pubblici, ma noi che stiamo incentivando anche la mobilità ecologica, perciò anche quella elettrica, pensiamo a un cliente tipo che arriva in via Roma con una bici elettrica o con adesso questi famigerati monopattini. Dove dovrebbe parcheggiarlo? Anche a livello pubblico non c'è una possibilità di far sostare i mezzi anche ecologici che arrivano in via Roma, ipotizziamola anche chiusa un domani al traffico. Cioè, è molto difficile la situazione. In questo momento l'unica cosa da poter pensare è che ci sia un vero abbattimento, per esempio, sui tributi locali per chi decide di investire su Via Roma e ovviamente la modifica dell'articolo 5 è fondamentale perché sennò non si può andare avanti. E penso che fra qualche anno sarà un asse dove investire sarà molto interessante. Se si porteranno avanti velocemente i progetti che l'amministrazione ha fatto. È chiaro che, come ben sappiamo, a Palermo i tempi non sono velocissimi. E giustamente in questa fase si sta ulteriormente impoverendo. Perdere la Rinascente è una cosa che, secondo me, via Roma non si può permettere. Come qualcuno Posso diceva, ovviamente. chiedere una cortesia? Puoi parlare un po' più forte perché non sento quasi. Sì, e ovviamente perdere la Rinascente è una cosa che via Roma non si può permettere nella maniera più assoluta. E creare attrattive nella zona di via Roma non la vedo così semplice, però ricordo qualche anno fa quando sono stati fatti gli eventi tipo lo Sherbert, piuttosto che qualche altro evento tipo di food su Via Roma, e sono stati grandi successi, perciò perché non ripeterli? È chiaro che in questo periodo post-Covid non è facile ripetere un evento del genere, però calendarizzare una serie di eventi su un asse viario, sull'asse viario di Via Roma, su Piazza San Domenico, sulle strade o sulle piazze antistanti potrebbe essere già un punto di partenza. Grazie, ripeto, per l'invito e per questo è stato il mio Grazie. pensiero. Io credo che non ci sia più nessuno. Vedo segreteria, presidenza Confcommercio e a supporto della presidente, credo, Sì, ma c'è la sua impresa ancora, Presidente. scusate, io ho il tablet. Ho Assoimpresa. Prego, chi c'è di Assoimpresa? Segreteria è con me, quindi Ok, sì, Sì, immagino. c'è il dottor Attinasi, Presidente. Prego, C'è il Presidente. dottor Attinasi. Prego. Sì, pronto, mi sentite? Sì, E prego. allora, buongiorno a tutti. Ma io, Ottavio, mi sono perso forse qualcosa, ma la commissione su questo ormai famoso, anzi direi famigerato, articolo 5,
e famigerata modifica dell'articolo 5 si era espressa, diciamo, abbastanza tanto tempo fa, in maniera tra l'altro positiva, nel senso che la Commissione giustamente era favorevole a farla questa modifica, perché è stato il primo parere, quindi 2017, perché avevate ravvisato tutto quello che di buono può scaturire da questa modifica, e quindi non capisco perché ne stiamo riparlando di nuovo con la sesta commissione, che è favorevole, già esitato. Se tu già mi puoi dare un tuo feedback, per piacere, così poi magari dirò quello che è il mio parere. Questa commissione si è già espressa sulla delibera, sulla modifica dell'articolo 5 del 2017. È stato il primo parere che ha dato questa commissione. Oggi non siamo qua per parlare di questa delibera, perché abbiamo già dato parere, ma perché abbiamo deciso tutti i consiglieri comunali, su richiesta del consigliere Gelarda, di avviare un tavolo tecnico per cercare di rilanciare le attività in via Roma. Quindi oggi l'incontro non è per parlare della delibera, assolutamente, è l'inizio di un confronto per capire quali sono le soluzioni concrete e immediate che possano rilanciare il commercio in un asse viario così importante, che poi chiaramente non è solo via Roma, ma di conseguenza poi c'è via Bandiera, tutto quello che c'è attorno a via Roma. E quindi abbiamo iniziato, questo è il primo incontro con le associazioni di categoria, poi ne faremo altre con le associazioni che vivono nel territorio, con la circoscrizione, e poi faremo una seduta di presenza in via Roma, chiaramente con tutte le persone che abbiamo coinvolto durante le audizioni, per fare un po' la sintesi e portare all'interno dell'amministrazione quelle che sono le istanze e le esigenze vostre. Però Ottavio, l'obiettivo di oggi. Io apprezzo questa buona volontà che voi avete, però mi sembra diciamo che non sono d'accordo con questo modus operandi. Ma sai perché te lo dico? Perché la modifica dell'articolo 5 è già un modello virtuoso che sicuramente potrebbe aiutare l'asse di via Roma a rilanciarsi. Quindi, se non fate la modifica dell'articolo 5, ma pensi che potete fare altre cose? Cioè, anche perché la modifica dell'articolo 5 è una cosa abbastanza semplice farla, perché si fa in delibera, già è posta all'ordine del giorno, o quantomeno è pronta per essere posta all'ordine del giorno, e tra l'altro si fa senza nessun tipo di diciamo uscite di cassa del comune di Palermo, non costa nulla. Le altre cose, quelle che qualcuno di voi ha detto, cioè rendere attrattiva con l'organizzazione di eventi, l'organizzazione di attività commerciali, eccetera eccetera, quelle hanno un costo anche per l'amministrazione, perché per esempio qualcuno ha citato quando una volta si faceva in via Roma l'isola pedonale. Quella aveva un costo, l'isola pedonale, ed era attrattiva, perché sappiamo quanto la pedonalizzazione possa interessare il cittadino a scendere strada, a fare le passeggiate, e poi da lì ci può essere anche un'opportunità commerciale. Difatti la Via Roma perché è in crisi, in effetti? Diciamo che le motivazioni sono molteplici, quindi c'è l'online, alcuni negozi, come ha detto qualcuno, nel tempo non è più aperto, quindi manca, è diventata veramente, dire poco attrattiva secondo me diciamo, anzi troppo, è diventata molto molto brutta anche a vedersi, e quindi per renderla attrattiva diciamo rispetto alle altre strade del centro storico, nonostante la ZTL, perché questa qui è diventata poco attrattiva? Perché è l'unica strada del centro, l'unico asse del centro storico dove passano le macchine. E dove passano le macchine sappiamo che è difficile ormai creare delle attività commerciali attrattive. L'unica cosa
che poteva diciamo dare un aiuto era questa modifica dell'articolo 25, perché avrebbe portato alcuni marchi un po' più grandi che avrebbero creato poi questo sistema di per cui c'è il marchio più grande, adesso vado ad aprire pure io, eccetera. Questo succede, diciamo, a livello commerciale è così, come invece al contrario i marchi se ne vanno, me ne vado pure io, che purtroppo è questo, il commercio è questo. Quindi parlare di altre cose quando noi abbiamo una modifica dell'articolo 5 che potrebbe sicuramente dare un aiuto abbastanza a breve tempo, mi sembra sinceramente, non lo so, come se noi ci volessimo prendere in giro. Io, lo sai, ho sempre apprezzato e continuo ad apprezzare il lavoro che fai tu come presidente e voi come commissione, l'ho sempre detto, però non vorrei che qualche consigliere comunale possibilmente approfitta della nostra pazienza, perché mi sembra quasi come un'offesa alla nostra intelligenza. Cioè, dico, abbiamo una cosa che è pronta per essere deliberata, stiamo parlando di quasi 4 anni e ora si sta parlando come aiutare Via Roma. Io sinceramente mi sento preso in giro, io che ho tanto, voi lo sapete un po' tutti, per tanti versi insomma, ho sempre avuto una mia passione per il lancio di Via Roma, tant'è che quando si faceva l'isola pedonale, qualcuno di voi lo sa, la domenica mi cimentavo a farla diventare più bella, più interessante, ed era proprio un lavoro per me, tutta la domenica era diventato un lavoro. Ma a parte questa battuta, quindi lungi da me l'idea che non ci sia un interesse, ma mi sembra quasi come voler allontanare le soluzioni, cioè significa perdere tempo con altre incontri quando abbiamo a portata di mano una soluzione che è più immediata. Poi se nelle more si vogliono fare pure altre cose, ben vengano. Volete pensare a dei modelli virtuosi, attrattivi, con degli eventi eccetera, fatelo, ma la modifica dell'articolo 5 quella la dovete fare subito, se ancora troviamo qualcuno disposto, diciamo, avere interesse su Via Roma, perché tanti di voi lo sanno. Avevamo pure trovato, quando dico avevamo perché avevamo coinvolto tutti i proprietari dei negozi sfitti di Via Roma allora, che erano anche disposti a riunirsi in consorzio per trovare poi un unico interlocutore con chi eventualmente aveva un interesse a prendere questi negozi sfitti. Avevamo trovato tutte le condizioni affinché ci fosse appunto delle aziende pronte a investire su Via Roma. Probabilmente lo sono ancora, perché nonostante questa strada abbia perso molta appeal, ma dicendo questo la dica in maniera graziosa, però comunque ha delle potenzialità enormi, lo sappiamo, perché comunque la Via Roma è un asse viario importante, bei palazzi eccetera eccetera. Ma la cosa che poi mi dispiace pure, questo lo voglio dire, che vedo nascere, senza volere fare nessun tipo di discriminazione o di razzismo, va bene, vedo nascere negozietti di 30 metri quadri con l'indiano, con le borse che appende fuori. Allora, dico, che cosa ne vogliamo fare di quest'asse? Perché o ci prendiamo in giro o facciamo le cose seriamente. Siccome io so, Ottavio, che tu sei una persona pragmatica e seria, allora ti prego anche tu con la tua commissione di condurre per il verso giusto anche queste idee che avete di affrontare questo momento che volete dedicare a questa asse viaria. Però vi prego, io non mi prendete in giro, perché mi pare veramente una cosa che non capisco. Io non è che ho un'intelligenza eccelsa, però non la capisco. Già siamo la terza volta, dico, le prime due ho fatto finta di non sentire, la terza volta sono pesante io. No, noi non prendiamo in giro nessuno, ed è chiaro che oggi è l'ultima riunione che ovviamente faremo. È una provocazione. No, presidente, vorrei sollecitare anche il vostro orgoglio di palermitani che tengono a delle cose, però
io finalmente vorrei su quest'asse vedere dei fatti. Questo diciamo è questa, e concludo, e ho chiuso. Presidente, mi dà la possibilità di parlare? Sì, certo, ora abbiamo finito. No, ma parliamo tutti. Daremo la parola ai consiglieri. Volevo solo precisare che per quanto mi riguarda, e questo poi lo affronterò con i componenti di questa commissione, è chiaro che per me è l'ultimo incontro che farò con Assoimpresa per quanto riguarda Via Roma, perché non è intenzione di questa commissione prendere in giro nessuno, e mi potrei sentire preso in giro pure io quando mi viene detto che la soluzione è la modifica dell'articolo 5 ed è l'unica soluzione, perché sappiamo bene che così non è. Poi tutto quello che voi avete vissuto con la consiliatura precedente non appartiene a questa commissione, non appartiene a questo consiglio comunale, appartiene alle persone, al consiglio comunale, alla maggioranza e all'amministrazione attiva che c'era nella precedente sindacatura. Quindi l'obiettivo di questo incontro è quello di seriamente dare un contributo per cercare di rilanciare Via Roma, ma è chiaro che è l'inizio di un tavolo tecnico, perché come diceva Patrizia, il problema non è solo Via Roma, ci sono dei problemi ormai diffusi in tutta la città ed è intenzione di questa commissione affrontare i problemi singolarmente per cercare di dare un contributo a chi vuole investire. Non permetto a nessuno di dire che questa commissione prende in giro o vuol far perdere tempo, perché non è assolutamente così. Mi dispiace, sono veramente deluso da questo atteggiamento, da un'associazione che tra l'altro, diciamo, è stata sempre collaborativa con questa commissione. Do la parola al consigliere Gelarda, prego. Sì, presidente, la ringrazio, ringrazio anche tutte le persone che sono venute qui oggi. Io sono, come correttamente e anche in maniera intellettualmente onesta ha detto il presidente Zacco, colui che ha stimolato la nascita di questo tavolo tecnico all'interno di questa commissione. Io sono stato molto a contatto in queste ultime settimane, anche per il problema di Via Roma, con la dottoressa Di Dio, anche con il signor Mangano, insomma un poco con tutti. Qual è l'idea? L'idea, noi avevamo proposto al sindaco, questo come partito, avevamo proposto al sindaco di creare un tavolo tecnico di crisi, di emergenza, come lo vogliamo chiamare, su Via Roma. Non abbiamo avuto risposte, probabilmente per una scarsa sensibilità al problema, ma l'ho proposto in questa commissione, dove invece immediatamente i colleghi che vedete presenti, che sono tutti molto sensibili, a prescindere dal loro incarico politico, hanno detto va bene, lo facciamo, facciamo una commissione, un tavolo di crisi interno a questa commissione, ha comunque una forma di ufficialità perché siamo una commissione consiliare, cerchiamo di mettere per iscritto punto per punto quelli che possono essere, è il discorso del medico, abbiamo un malato, cerchiamo di trovare qual è la terapia, può essere fatta da 1, 2, 3, 4, 10, 20 medicinali. Quindi l'idea qual è? Che si siedono i commercianti, che in parte anche i residenti, le associazioni di categoria, per stilare un documento. Non tutti la vedete allo stesso modo e non tutti siete d'accordo, ma un documento che ci permetta di stabilire in alcuni punti come la Via Roma si possa in qualche modo riprendere. Lo sappiamo benissimo, la Via Roma non può essere più quella di 20 anni fa, perché ora c'è il commercio online, c'è anche un nuovo commercio dettato da questi portato da questi negozietti di stranieri. Ieri ho fatto una segnalazione in via Roma, credo che il signore, l'amico di Confimpresa si riferisse a questo, perché c'erano i borsoni appesi fuori a palazzo, in un palazzo Liberty. Ho chiamato la polizia municipale, mi ha garantito che entro oggi avrebbe fatto l'intervento. Qual è il discorso? Il discorso è che sono state dette tante cose, sono state fatte manifestazioni, ho parlato ieri, l'altro ieri anche con i commercianti di Roma e via limitrofe, sono disperati, cominciano a non avere più speranza. Questa commissione non prende in giro nessuno, e ragione ha il presidente Zacco quando dice che effettivamente non è bello quello che ha detto Assoimpresa, perlomeno forse ci voleva stimolare in un certo senso, ma sta stimolando le persone sbagliate, perché se lo abbiamo convocato è proprio perché noi siamo qua per cercare di riportare il problema in auge, per cercare di
rimetterlo in consiglio comunale. Quindi mi permetta, ci sono altri 40, 45 consiglieri comunali a cui forse lei può fare questo tipo di discorso di stimolare, ma evidentemente lei ha parlato in maniera paradossale, quindi capisco pure, diciamo, la rabbia, fra virgolette, la disperazione che la lega all'affetto su via Roma. Se noi non facciamo un documento e ci avvaliamo della capacità della dottoressa Di Dio, del dottore Felice, di tutti quanti, dei commercianti, unico da sottoporre al sindaco, poi qua invece presidente Zacco, c'è un problema. Vero è che questa consiliatura non c'entra niente con la precedente, ma siamo in continuità amministrativa, cioè abbiamo un sindaco che sostanzialmente in maniera continuativa da 8 anni non si interessa di quelli che sono i problemi di via Roma. Mi può dire che lei, presidente, e altri consiglieri hanno una sensibilità per fortuna diversa rispetto a quella del vostro sindaco, infatti con noi riusciamo a dialogare con voi, ma è pure vero che i disastri fatti ancora oggi con la ZTL, che non è il problema di via Roma, ma è uno dei problemi di via Roma, perché se diciamo che la ZTL è l'unico problema di via Roma ci prendiamo in giro. Io come Lega faccio campagna elettorale, dico che Orlando è la causa di tutti i mali del mondo, ma non è così. La via Roma, la ZTL è un ulteriore problema, però è pure vero che oltre a togliere questo tipo di ZTL, è interessante quello che ha detto, adesso non mi ricordo, forse il dottore Livona, sul discorso di una parziale pedonalizzazione, di togliere le auto. Ecco, lo scopo di questi incontri, di questo primo incontro, poi io sono sicuro che il presidente incontreremo anche i singoli commercianti, li inviteremo in commissione, andremo a fare una seduta lì, e cercare di mettere insieme tutte le istanze, presentare una ricetta chiara, precisa, pulita, con dei punti ordinati, sistemati e realizzabili, perché ci possono essere anche cose che non c'entra il comune, e andremo alla regione poi eventualmente a chiedere quel qualcosa in più. Intanto vediamo cosa può fare il comune, che va dall'articolo 5, alla ZTL, al potenziamento. Mettiamole su carta tutte queste cose. Oggi nel 2020, lo so che nel 2017 2016 questa cosa è stata fatta già, però se noi gettiamo la spugna in questo momento, come lo spieghiamo a tutti quei titolari di aziende di via Roma e strade limitrofe? Come lo spieghiamo a tutti quei dipendenti di queste aziende che abbiamo gettato la spugna? E allora, questo veramente è la manifestazione, la volontà di 5 consiglieri comunali di 4 partiti diversi che vogliono rimettersi in gioco e cercare di recuperare quello che è un asse importante della nostra città. Quindi lo scopo e l'obiettivo di questi incontri, di questo tavolo tecnico, tavolo di crisi, presidente, poi lo battezzi lei in qualche modo, gli dà un nome vero e proprio, è questo: ascoltare, mettere su carta, presentare al sindaco. Poi il sindaco, quando avrà delle proposte che sono valide, delle proposte che sono realizzabili, ce lo spiegherà perché non gli piacciono, ce lo spiegherà perché ci dirà di no, e lo spiegherà a noi, lo spiegherà ai cittadini, ai commercianti di via Roma, e lo spiegherà ai cittadini palermitani. L'obiettivo è questo, e chiediamo la collaborazione da parte di tutti, con i piccoli errori, le piccole incomprensioni, con le differenze anche di visione che possiamo avere. Il problema di via il problema della Rinascente, che la dottoressa Di Dio sta seguendo in maniera molto attenta, sta cercando di trovare le soluzioni, delle mediazioni anche importanti. Purtroppo è un problema che nasce in parte per le mancati introiti della Rinascente, in parte per problemi interni, ma poi si riverberà, avrà un riverbero su tutta la via Roma, perché questi centri così grandi, ancorché diceva la dottoressa Di Dio, non sappiamo come hanno ottenuto determinate licenze, ma questo in questo momento poco importa, fungono da volano almeno per una certa categoria di acquirenti. Quindi è veramente umile e importante l'obiettivo di questo tavolo, perché vogliamo partire quasi da zero, cercare di costruire tutti insieme con calma, senza bandiere politiche, perché alla fine i licenziati di via Roma saranno della Lega, di Fratelli d'Italia, di Sicilia Futura, di Italia Viva, pure del partito del sindaco Orlando, e noi questo lo vogliamo evitare. Grazie. Grazie consigliere Giarda. Vicepresidente Anello, prego.
Sì, grazie della parola, Presidente Zacco. Io forse sarò, diciamo, ripetitivo, però ero consigliere e avevo il ruolo di vicepresidente anche nella scorsa consiliatura. E questi discorsi, è vero, si facevano anche nella scorsa consiliatura, per certi aspetti in maniera assolutamente scorretta sotto l'aspetto, diciamo, verbale, però sotto l'aspetto sostanziale, giustamente diceva Mario Attinati, sono argomenti già triti e ritriti, che sono stati portati all'attenzione dall'amministrazione Orlando, perché poi bisogna dire le cose come stanno, dall'amministrazione Orlando, che in continuità amministrativa amministra questa città dal 2012, sono stati portati avanti e sono effettivamente triti e ritriti agli occhi dei commercianti, delle associazioni di categoria e di tutti quanti. Per questa ragione dico, e per questo poi invece mi differenzio dalle dichiarazioni di Mario Attinasi, dico, questo tavolo tecnico che finalmente è nato perché possiamo finalmente programmare, Presidente. Io sono dell'avviso che siamo arrivati al punto che finalmente possiamo iniziare realmente a programmare quello che può essere un percorso che vedrà in qualche modo la possibilità di avere delle risposte chiare per tutte le problematiche legate alla Via Roma, che non sono effettivamente soltanto la singola problematica della ZTL piuttosto che della singola problematica dell'articolo 5. Sono tutte con cause che hanno ridotto la Via Roma a quella che viviamo ogni giorno e purtroppo devo dire sempre peggio. Allora, con questo tavolo tecnico che abbiamo fortemente voluto tutti i componenti della commissione su esplicita richiesta del capogruppo Igor Gelarda, che ringrazio per aver lanciato questa, diciamo, proposta, sostanzialmente che cosa vogliamo fare? Vogliamo mettere sul tavolo realmente un percorso che vedrà quello che realmente si deve poi realizzare. Ha ragione Giampaolo Prestia quando dice effettivamente le manifestazioni che erano state messe in piedi per cercare di dare un impulso alla ripresa economica delle attività di Via Roma, che è stata fatta dall'amministrazione nella consigliatura precedente, in qualche modo aveva dato qualche frutto. Bene, mettiamolo in piedi, perché anche se siamo in una fase di diciamo post-Covid, è indiscusso che se lo mettiamo in piedi oggi e cominciamo a programmare, forse a settembre dell'anno prossimo, a ottobre dell'anno prossimo, potremo organizzare delle manifestazioni per fare rivivere Via Roma, che possibilmente saranno uno dei tanti punti che daranno la possibilità di dare un percorso chiaro di ripresa alle attività commerciali di Via Roma e a tutte le zone limitrofe ovviamente di Via Roma, non ci riferiamo solo alla Via Roma. Così come è assolutamente necessario realmente e una volta e per tutte stabilire, lo vogliamo questo articolo 5 o non lo vogliamo? La vogliamo questa modifica o non la vogliamo? Perché è vero che noi ne parliamo da più di 5 anni ed è altrettanto vero che è l'amministrazione attiva che ha la responsabilità in primis di non averla portata avanti, perché lo sappiamo da sempre che in Consiglio Comunale c'è una maggioranza e c'è un'opposizione o una minoranza che dir si voglia, e sappiamo benissimo che questa maggioranza la modifica dell'articolo 5 non l'ha voluta, diciamo le cose come stanno. Perché se l'avesse voluta, a quest'ora la modifica dell'articolo 5 diventava una delibera approvata. Allora, una volta e per tutto, usciamo da questi falsi annunci. Lo vogliamo l'articolo 5? Facciamolo. Non lo vogliamo? Diciamolo chiaramente alla città che non lo vogliamo. E lì si vedranno realmente chi ha remato per arrivare alla modifica dell'articolo 5 e chi invece ha fatto soltanto falsi proclami. Allo stesso modo dico, interveniamo sulla ZTL, interveniamo sulle modifiche della ZTL, interveniamoci sul serio, vediamo finalmente se l'amministrazione attiva ha scelto di fare la ZTL oppure ha scelto di fare una ZTL sperimentale, perché non nascondiamoci dietro un dito, ancora la ZTL è in fase sperimentale e il presidente Zacco, che ha condiviso con me il percorso, sa benissimo come sono messe le cose.
abbiamo la possibilità con questo tavolo tecnico di dare vita a un percorso vero di quello che può essere la rinascita o comunque un impulso di ripresa a tutte le attività che ci sono nella mia Roma e nelle zone limitrofe. Facciamolo sul serio, ma facciamolo senza fare diciamo falsi proclami, e soprattutto facciamolo con atti concreti, e questo tavolo tecnico mi sembra un atto concreto. Grazie. Grazie vicepresidente Anello. Consigliere Scarpinato, prego. Sì, grazie. Io intanto volevo ringraziare tutti gli ospiti presenti qui oggi, la commissione alla sua maniera, così come ha sempre fatto, ha cercato di mettere al centro dell'agenda politica un dibattito. Io dico sempre: cos'è la politica? La politica è l'arte di cambiare le cose nella maniera legittima, ma è anche confronto e ascolto. Il consigliere Gerardo aveva richiesto un tavolo tecnico proprio per la tematica di Via Roma, con l'amministrazione attiva e la commissione tutta, consigliere Zacco, consigliere Scarpinato, hanno accettato di buon grado la richiesta fatta dal consigliere Gerarda, integrandola o completandola o ovviamente ampliando anche lo spettro d'azione, ascoltando chi? Ascoltando voi. Voi che rappresentate ovviamente non solo i cittadini, imprese, conoscete bene quello che è il tessuto sociale economico di Via Roma e della città, ed era giusto e doveroso da parte nostra fare che cosa? Ascoltare. Spesso e volentieri la politica è stata additata ai famosi luoghi comuni, la politica non ascolta, la politica non incontra i cittadini, la politica non apre un dibattito e non apre un confronto. Invece io vi posso garantire che questa commissione negli anni ha fatto invece quello che si dovrebbe fare sempre, ascoltare i cittadini. Lo ricorderete bene, noi stiamo attraversando il momento più brutto del dopoguerra, la pandemia. Ecco, durante i primi giorni, parliamo di lockdown e di quello che abbiamo vissuto, ovviamente che avete vissuto, questa commissione, sono stato io, però a me interessa poco dire il consigliere Scarpinato piuttosto che il consigliere Zacco o qualche altro consigliere, la commissione tutta ha cominciato ad adoperare uno strumento che è proprio delle commissioni e dei consiglieri, quello dell'ascolto. Durante la pandemia abbiamo istituito il primo tavolo tecnico finalizzato ad ascoltare, era il primo tavolo tecnico che aveva come scopo ovviamente ascoltare tutte le associazioni di categoria sulle problematiche contingenti che in quel momento avevano messo in ginocchio il tessuto economico sociale della città. Abbiamo incontrato i fioristi, abbiamo incontrato i commercianti, abbiamo istituito, ed è ormai in itinere da almeno 3 o 4 mesi, un tavolo permanente con i ristoratori. Il dottore Prestia lo sa bene perché partecipa spesso. E cosa abbiamo raccolto? Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto sicuramente un'azione importante, non solo di ascolto, ma che poi si è trasformata in azione, e di pungolo all'amministrazione attiva. Questi tavoli permanenti ci hanno permesso non solo di raccogliere il sentiment o le difficoltà dei commercianti, dei ristoratori, del tessuto sociale, economico-sociale della città, ci hanno fornito dei dati importanti che poi abbiamo trasmesso alla regione ma anche al governo nazionale, perché ognuno di noi che fa il consigliere comunale della quinta città d'Italia ha dei riferimenti importanti anche all'interno o all'opposizione al governo nazionale. Siamo riusciti con comunità di intenti ad ottenere forse piccole vittorie, ma quando un negozio piuttosto che un'attività in ginocchio si vede ovviamente accogliere una legittima istanza, perché tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto nella legittimità degli atti e soprattutto remando in un senso che era quello del bene comune, noi l'abbiamo fatto senza se e senza ma. Abbiamo pensato altrettanto di convocare questo tavolo proprio per cercare ancora una volta di attingere
quelle che potevano essere ulteriori contributi di idee per cercare ancora una volta di fare le nostre dimostranze a un'amministrazione attiva che è sempre stata sorda. L'amministrazione attiva, non questa commissione. Questa commissione ha sempre preso, e questa è una parola che piace al presidente Zacco, ha sempre preso il cuore e l'ha buttata al di là dell'ostacolo. Perché qui abbiamo sempre cercato comunità di intenti, abbiamo sempre cercato di remare in un senso, che è quello dei cittadini palermitani, senza simboli di partito o colori politici. Per carità, ognuno con le proprie differenze o col modo di pensare, però in termini emergenziali siamo sempre stati concordi nel cercare di tendere una mano e cercare di fare il nostro dovere, perché questo vogliamo fare. Questo è lo spirito per il quale ancora una volta abbiamo convocato questo tavolo. E sono un po' amareggiato, chi mi conosce sa che il tono della mia voce non è polemico, ma si legge un po' d'amarezza, perché alla fine questa commissione, e lo ha detto bene ovviamente chi mi ha preceduto, ha dato un parere con immediatezza a questa delibera. Però la crisi di Via Roma non si può solamente circoscrivere solamente con la delibera dell'articolo 5, anche perché l'articolo 5 non attiene solamente Via Roma, ma l'intera città. Si parla di vincoli, si parla di netto storico, e quindi va ad abbracciare l'intera città. Non facciamo e non commettiamo l'errore di parlare solamente di Via Roma. Per carità, Via Roma è in ginocchio. Via Roma si contano le vetrine e le sale cinesche chiuse. Una volta era, non dico il salotto della città, ma era uno snodo importante per l'economia e per i commercianti della città. Noi tutti ricordiamo lo splendore di Via Roma. Ma cos'è successo? Quali sono state le motivazioni che hanno ovviamente messo in ginocchio Via Roma? Sono innumerevoli, innumerevoli. E non si parla solo di crisi, perché la crisi ha investito non solo Palermo, la Sicilia o l'Italia. La crisi è globale. Il momento è topico. Però se tanto mi dà tanto e la politica si deve riappropriare del proprio primato, la politica, o meglio l'amministrazione attiva, perché questa commissione, ogni singolo consigliere ha sempre fatto il proprio dovere cercando di pungolare l'amministrazione e portando al centro dell'agenda politica tutte quelle tematiche afferenti le attività produttive, e non ultimo Via Roma. Io sono capogruppo. Qualche anno fa ho chiesto di inserire all'ordine del giorno, per aprire un dibattito, poi c'è chi può essere a favore o contro questa delibera rispetto all'articolo 5, ma io, che ovviamente, così come tutta la commissione, ha dato il proprio parere, ero pronto nel cercare di dare un ulteriore strumento di rilancio per la Via Roma. Dico ulteriore strumento perché mi devo soffermare per forza di cose a quella che è una visione miope di questa amministrazione attiva, e alludo alla ZTL. Io non sono contrario alla ZTL, io sono contrario a questa ZTL, perché noi tutti auspichiamo e abbiamo sempre cercato di far diventare la quinta città d'Italia, Palermo, un esempio alla stessa stregua delle capitali europee. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Questa amministrazione che ha ammesso e ha ovviamente prodotto questa ZTL lo ha fatto non solo non ascoltando il consiglio comunale, i consiglieri, le commissioni. Io ho votato contro a quel famoso contratto di servizio di Amat, l'ho detto qualche giorno fa e avevo le mie buone ragioni. Questa ZTL non doveva nascere così. E allora questa amministrazione oggi che deve fare? Si deve fermare sugli errori che ha commesso. Noi abbiamo il compito, perché ricordo a me stesso e a tutti, la commissione ha un ruolo, il consiglio comunale ne ha un altro, l'amministrazione attiva e la giunta ne hanno un altro ancora. Esistono ruoli, esistono compiti, esiste anche un alveolo, un ambito gestionale che è proprio della fattispecie d'appartenenza. Se l'amministrazione attiva ha creato questa ZTL e quindi ha creato un documento ai commercianti alla Via Roma, lo ha fatto perché non ha avuto una visione miope. Cosa doveva fare? È semplice dire
vabbè, potenziamo i mezzi di trasporto. Dobbiamo dire come deve potenziare questa commissione, che ha nell'ambito della delle proprie corde e delle proprie competenze la programmazione, ha detto pure come li doveva potenziare i mezzi di trasporto. E non ultimo, si parla di parcheggi, ma non ci sono i parcheggi. Abbiamo creato, l'assessore Catania, i parcheggi lungo via il Foro Italico, piuttosto non sono bastevoli. Cosa doveva fare questa amministrazione? Io l'ho detto in tutte le lingue, doveva fare quello che hanno fatto 20 anni fa le altre città, ovvero creare parcheggi sotterranei, cominciare, perché ovviamente Roma non si fece tutta in un giorno, però devi cominciare un percorso e un processo finalizzato ad dare ai cittadini servizi e a vivere e dare una visione diversa rispetto alla ZTL. Parcheggi sotterranei o sopraelevati? Cosa sono i parcheggi sopraelevati? Esistono in tutte le città. I cittadini non riescono più a entrare nella ZTL e quindi a far rivivere il commercio e quindi cercando di portare ovviamente beneficio, denaro all'interno di Via Roma, con la conseguenza chiusura delle vetrine e dei negozi, perché non c'è una visione d'insieme, non ci sono dei servizi adeguati alla quinta città d'Italia, e la colpa è racchiusa a una visione politica miope di quello che è il concetto della mobilità, della programmazione, della progettualità e non ultimo della visione economico-finanziario afferente alle attività produttive. Eppure questa commissione, e lo dico a tutti gli intervenuti, lo ha fatto in aula, ha portato in aula proposte, lo ha fatto all'interno di tutte le commissioni, anche nelle congiunte. E oggi, ancora una volta, ha cercato di fare il proprio dovere, ha cercato di ascoltare voi tutti, perché vi posso dire che la proposta dell'articolo 5, che non è la soluzione, ma è un ulteriore strumento, l'ho preciso, la delibera dell'articolo 5 è stata nuovamente messa al centro della discussione nella conferenza dei capigruppo. Abbiamo cercato nuovamente, malgrado questa commissione aveva dato il parere, aveva dato disponibilità, si era messa a disposizione, perché bene ha detto il presidente Zacco che le delibere che sono state approvate in questa consiliatura sono ovviamente afferenti alle attività produttive, perché abbiamo cercato, visto il momento delicato, visto la crisi profonda, visto le chiusure, visto la situazione contingente, perché se chiude una vetrina e quindi fallisce, dietro ogni commerciante c'è una famiglia, e noi abbiamo cercato di fare quello che potevamo fare. Non basta, si può fare di più, è vero, si può fare sempre di più, ma noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni, le vostre ragioni, nei confronti di questa amministrazione che è stata sorda. E non lo dico solo per fare polemica, lo dico perché mi brucia il cuore. Troppe persone in questo momento vivono la difficoltà, e quindi quando poi ascolto da ovviamente gli intervenuti e ho sentito anche le diverse posizioni, mi è piaciuto molto l'intervento del dottore Felice, mi è piaciuto molto l'intervento della dottoressa Di Dio. Il dottore Felice è stato molto pragmatico e concordo pienamente, perché la soluzione non è solo l'articolo 5, lo voglio sottolineare. Dicevo, sentire che questa commissione forse dice l'intenzione, il fine ultimo è quello di prendere in giro, credetemi, non lo abbiamo mai fatto, non lo faremo mai, forse perché ancora una volta cerchiamo, senza se e senza ma, di far valere le vostre ragioni, che sono ovviamente state citate più volte nelle innumerevoli audizioni. Però è sempre bene attingere sempre di più notizie innovative, perché quello che era ieri, l'informazione che era ieri, magari oggi è cambiata, si è aggravata. Forse ci sono degli input integrativi, e noi abbiamo voluto fare con grande umiltà, e ve lo dico sommessamente, ancora una volta il nostro dovere, ascoltandovi
utilizzando il vostro dolore, che poi è il nostro, cercandolo di trasformare i paroloni, cercandolo di trasformare in azioni concrete, pungolando questa amministrazione e cercando ancora una volta di dire che diciamo no alla politica ammalata e agli ammalati della politica. Concludo salutando tutti e dicendo che secondo me i tavoli tecnici e i tavoli permanenti sono uno strumento importante, non solo d'ascolto, ma perché grazie al vostro contributo questa politica può diventare non solo propositiva, ma può andare a tassellare in maniera certa, sicura e documentata un percorso che spesso e volentieri, forse per mancanza di tecnicismo, rimane fermo al palo. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato. Presidente, mi scusi, io volevo un attimo solo, completiamo gli interventi. È stato, diciamo, tirato in ballo diverse volte dalla mia... Concludiamo prima gli interventi. Consigliere Cosumano, prego. Mi sentite? Ho un po' di difficoltà. Prego, prego. Sì, allora... Esattamente. Perfetto, grazie. Allora, io non mi ripeto perché sono assolutamente d'accordo con quello che ho sentito dai miei colleghi, però per me mi rivolgo anche al mio presidente, che è una persona di buon senso. Siccome non appartengo alla categoria dell'odiamoci, vogliamoci bene, un po' quel discorsetto che ha fatto il collega Scarpinato, io penso che Attinasi abbia in parte anche ragione, non penso che abbia voluto provocare nessuno, è stanco, si è rotto le scatole, ma perché non dobbiamo chiamare le cose col loro nome? Presidente carissimo, Zacco, tu sei una persona che vivi anche il territorio, non dobbiamo dire non facciamo più, non partecipiamo, assolutamente, anzi, io mi avvicino moltissimo alla ragione, la politica... La politica ha deluso, abbiamo per molti versi fallito perché comunque anche questa commissione si ascolta la capacità e che cazzo non riusciamo però a portare il risultato concreto. La verità è che Via Roma è realmente comunque in una situazione disagiata e quindi ci può stare che qualcuno perda nella provocazione oratoria dica una parola, ma non credo che volesse offendere proprio nessuno. Dobbiamo assumerci una responsabilità, qui non siamo al Sacro Cuore e quindi alla capacità di ascolto, il cuore e anche tante piccole stupidaggini che ho sentito purtroppo da noi che facciamo attività politica. La gente deve avere risposte. L'articolo 5 ha, ed ero io, uno, lo ricordo a onestà, ero il primo contrario, proprio grazie agli interventi della Presidente, di tanti altri, io sono uno di quelli che in buona fede ha cambiato idea, perché i tavoli servono anche per questo, e me ne convinco, però è una nostra responsabilità, è chiaro che quello non sarebbe stato e non è la soluzione a tutti i problemi, ma certamente era una soluzione e questa politica non è riuscita a portare a casa nemmeno questo risultato, quindi ci sta. Ringrazio il collega Gelarda della Lega che io normalmente lo contesto, però in questo caso ha rispolverato il tema, ha fatto bene, è riuscito a mortificare anche me che appartengo alla maggioranza e lo ringrazio perché devi mortificare, bravo, assolutamente è la prima volta che non dici Lega Nord, senza stupidaggini, senza cuore, senza altro, è il minimo, non abbiamo non ti permetto di dire queste cose Giulio. Mi permetto perché non è rivolto a te Scarpinato, è rivolto alla politica in generale, la gente non vuole sapere quanto siamo bravi e quanto cuore ci mettiamo, lasciamole questo ai romanzi, quello che conta è la concretezza. Attinasi ti dice comunque una verità cruda, Giulio, siete maggioranza, non l'avrete, dai Giulio per cortesia smettila, e qui mi sto assumendo le mie responsabilità ed è il motivo per cui ringrazio Gelarda e il presidente
Ottavio deve continuare con questi tavoli, perché ci devono ricordare, questi tavoli ci devono ricordare la nostra inefficienza, non la nostra buona volontà. La buona volontà non serve quando c'è inefficienza. L'articolo 5 lo abbiamo fatto, io per primo mi prendo le mie responsabilità. Ha ragione Gelarda, mi deve incalzare. Io oggi chiudo il telefono e farò un casino con i rappresentanti dell'esecutivo, perché non è possibile. E allora se sarà un casino tu sarà risolto tutto. Grazie Alessandro, non ne ho dubbi, però io ho l'onestà di dirlo. Invece, onestamente, quando tu eri al governo hai risolto veramente tantissimo, la gente si ricorda. Ma queste stronzate non servono, non mi provochi. Non mi interessa sapere se sei più bravo di me, anzi sei più bravo, sicuramente sei bravissimo. Sa di fatto che né alla maggioranza né all'opposizione abbiamo portato. E quindi vi prego, mi avvicino a quello che ha detto Attinasi, non dobbiamo assolutamente interrompere il tavolo. Io non mi sento per niente offeso, anzi è uno stimolo in più, e quindi chiedo cortesemente al collega Gelarda di continuare su questo. E sono convinto invece che questo momento di così crudo possa servire al sottoscritto, che come dice Anello non riuscirà a sortire nessun effetto, ma ci proverà lui che ha i potenti mezzi, e tutti gli altri. L'articolo 5 è un impegno, secondo me, che questa commissione non deve soltanto sbandierare, ma dobbiamo riuscire a portarlo concretamente in aula. E quindi sicuramente nel mio piccolo chiamerò il mio capogruppo del gruppo misto e cercherò in tutti i modi di riporre il problema dell'attenzione, perché è chiaro che sì, grandi marchi e che chiacchiere, che non sappiamo che tempi ci saranno. Una cosa noi oggi concreta la possiamo fare, e siccome da quello che ho sento siamo tutti d'accordo, maggioranza, opposizione, e avete avuto anche la capacità di convincere me, che ero assolutamente in buona fede contrario all'articolo 5 perché ero convinto che non fosse la soluzione, ma purtroppo quando anche da persone che vive al centro storico mi rendo conto che quell'altra soluzione, cioè di non portare avanti le grandi quadrature, alla fine non ha portato i risultati sperati e le attività chiudono, e allora con concretezza dobbiamo pensare assolutamente a soluzioni alternative. E quindi sono disponibile ad affrontare qualsiasi argomentazione, perché per chi vive a Piazza Rivoluzione come me e ama il centro storico è terribile vedere ogni giorno scendere, parlare, prendere il caffè con qualche commerciante e dopo qualche settimana trovare la sala cinesca chiusa. Quindi collega Gelarda, grazie. Grazie consigliere Cusumano, il tavolo continuerà ed è chiaro che continuerà. Io non mi relazionerò più con chi sostiene che gli faccio perdere tempo o lo prendo in giro, su questo non c'è dubbio, almeno fino a quando non sarà votato l'articolo 5, quindi perché oggi un'associazione è stata chiara, ha preso una posizione. Per me è inutile che parliamo di Via Roma fino a quando non viene votato l'articolo 5 del Consiglio Comunale. Siccome lo rispetto, non condivido il metodo e il modo con cui lo ha detto a questa commissione, mi ritengo, l'ho detto poco fa e lo ripeto, mi ritengo offeso personalmente e anche come presidente e rappresentante di questa commissione, ma è chiaro che noi continueremo i lavori così per come avevamo programmato, continuandoci a confrontare con chi sostiene che l'articolo 5 non è l'unica soluzione. Io vi ringrazio a tutti i partecipanti. Noi nei prossimi giorni continueremo con le audizioni insieme alle associazioni, andremo fisicamente in via Roma a incontrare i commercianti che sono rimasti, cercheremo di incontrare i proprietari dei locali, dobbiamo capire se esiste realmente un'associazione o se hanno un rappresentante, o cercheremo insomma di capire come arrivare ai proprietari per incontrarli, e poi ci riaggiorneremo per fare il punto della situazione. Io vi ringrazio. Presidente Zacco. Prego. Presidente Zacco, io chiedo scusa, ma desideravo giusto soltanto un appello, approfittando dello spirito costruttivo che in questa commissione si respira. Tant'è che è uno di quei contesti in cui
non riconosco nemmeno le posizioni, o comunque non le guardo, perché riscontro che c'è uno spirito costruttivo, sebbene nelle posizioni differenti. Io, visto che si è parlato tanto della ZTL, allora vorrei invitarvi a capire se, al di là di guardare la ZTL già applicata, parlo di quella notturna, di quella su comunque la ZTL1, se per caso l'amministrazione, visto che a ogni stesso spinto ha annunciato l'allargamento della ZTL1 all'area ZTL2 impropriamente detta, che vuol dire fino alla via Notarbartolo, allora mentre noi cerchiamo costruttivamente di creare un dialogo e di remare tutti nella stessa direzione, io non vorrei che, mentre stiamo ancora parlando di quello che è stato attuato e che già non ci piace, non vorrei che invece ci si spinga oltre. Allora, visto il mio appello a voi, ciascuno di voi che è comunque rappresentante di posizioni diverse, ma anche della stessa maggioranza, di avere a cuore, di vigilare, perché a cuore lo dimostrate, ma di vigilare, non far sì che mentre il medico suriga il malato se ne va, e quindi mentre cerchiamo di ovviare a certi problemi ne andiamo a flagellare le aziende ulteriormente, perché arrivare con la ZTL2 fino alla via Notarbartolo significa definitivamente cancellare il commercio, cioè il cuore pulsante del commercio della città, è, diciamo, fare una deliberata scelta che è verso le periferie. Dico, tra l'altro, nel momento più delicato, epocale della nostra storia. Dico, siccome come conto commercio non devo nemmeno ricordare quello che abbiamo patito e come personalmente lo conclamo come il fallimento del dialogo politico tra parti sociali, quelli che appunto le associazioni di categoria, quelle vere, rappresentano, perché noi non siamo invitati a un tavolo in quanto siamo amici o conoscenti o esperti di una materia. Quello, quando questa commissione o l'amministrazione lo vuole fare, si chiamano assemblee, si chiamano riunioni, ma in questo caso noi siamo parti sociali, come tali dobbiamo essere accreditati e dimostrarlo di essere parti sociali. Ma appunto, tornando alla ZTL, per noi è stato il fallimento, perché appellarsi a, diciamo, giuridicamente nelle sedi competenti significa avere fallito tutti, soprattutto nello spirito costruttivo del dialogo, che alla fine può partorire anche scelte diverse, però non si interrompe. Quindi concludo dicendo, non volendo computare nessun'altra ipotesi, però dicendo che quello che noi stiamo vedendo in questa commissione, per esempio, non lo vediamo e non lo riscontriamo a livello proprio di amministrazione comunale, perché secondo me il dialogo partorisce sempre buoni risultati. L'assenza di dialogo e andare ognuno per la propria strada, senza cercare nemmeno di arrivare a posizioni mediane degli interessi collettivi di cui ognuno di noi è portatore, penso che sia il fallimento di tutti quanti. Quindi grazie a questa commissione, intanto, per, al di là delle visioni tra virgolette di ciascuno, di cercare sempre del spirito costruttivo di condividere delle scelte. Grazie. Presidente Zacco, volevo aggiungere un pensiero a questo tavolo tecnico. Intanto mi dispiace diciamo che le mie parole, che sono frutto di uno sfogo, come ha detto qualcuno di voi consiglieri, che vengono da tanti anni di impegni presi, ma da parte della politica in generale. Non è che io mi rivolgevo alla sesta commissione, anche perché ho premesso che siete stati i primi e gli unici ad aver espresso parere favorevole. Quindi, se si sta attenti a quello che uno dice, perché io non parlo molto, però quando dico le cose sono pesate, però voleva essere uno sfogo e vuole essere uno sfogo, affinché questo sfogo arrivi attraverso voi anche ai vostri colleghi, per dire: guardate che nel territorio
cioè, molto malcontento rispetto al tema come oggi, perché oggi si affronta il tema di Via Roma. Ma non è che voleva essere, diciamo, un'accusa o un attacco alla sesta commissione. Beh, veramente mi dispiace pensare questo, e che voi abbiate potuto pensare questo, perché, diciamo, non è mai stata da parte nostra. Presidente Attinasi, né lei e né nessuno si può permettere di dire a questa commissione che vi prendiamo in giro o che abbiamo organizzato una riunione per prendervi in giro. L'ha detto, guarda, io capisco. Allora, io, guardi, io capisco, sicuramente ci sarà stato qualcuno che negli anni vi ha preso in giro. Io capisco la rabbia, capisco tutto. Però sì, ma non è il caso di volte, l'ho detto prima e lo ripeto. Ma non è il caso di è giustificato dalla rabbia. La terza volta mi Ma non è il caso di, diciamo, questa commissione non ha mai preso in giro nessuno e non ha intenzione di prendere in giro nessuno, e siccome per Asso Impresa la posizione, allora, quella che è la soluzione di Via Roma e l'approvazione della modifica dell'articolo 5 è una posizione chiara e netta che io non condivido, però rispetto, e quindi fino a quando il Consiglio Comunale non avrà approvato la modifica dell'articolo 5 è inutile che continuiamo a relazionarci, perché sarebbe un'ulteriore presa in giro nei suoi confronti, e questo è chiaro. E questo sì, al di là di questa battuta, questa discussione, allora, questo tipo di dialettica adesso sta diventando secondo me anche pesante. Io sinceramente mi dispiace che si stia parlando con, diciamo, con questo atteggiamento, perché da parte delle imprese e del territorio, su certa politica condotta dall'amministrazione comunale, è chiaro che c'è molto disaccordo. Tante attività non sono state portate avanti condividendole col territorio. L'ha detto appena Fido dire adesso la Patrizia di Dio. Ciò nonostante, siamo andati avanti, quindi la ZTL non è stata condivisa, i parcheggi non ci sono, sono nati negli anni i centri commerciali, quindi la crisi di una parte del centro storico, se parliamo di Via Roma, è anche questo, tutte queste attività che vengono a mancare. La modifica dell'articolo 5 era una soluzione, ed è una soluzione importante. A me dispiace, diciamo, perché venga anche un pochino sottovalutata, perché mi pare di capire che qualcuno Presidente, poi sull'ordine dei lavori pure io. Grazie. Deve intervenire, mi permetta, Presidente, perché forse il Presidente Attinasi è, diciamo, giustamente, perché io l'ho già detto nel mio intervento, nella sostanza ha pure ragione, è giustamente risentito del modus operandi dell'amministrazione attiva. Ma Presidente Attinasi, la commissione non c'entra niente. Ma non con la sesta commissione, ma infatti. Lei però si è permesso di offendere la commissione, e ha ragione il Presidente Zacco quando dice la prima volta passa, la seconda volta pure, la terza volta poi diventa... Vabbè, ma non dovete essere così permalosi, ragazzi. Non è un problema di permalosità. Vabbè, ho capito. È un problema di rispetto. Io... nella sostanza sono d'accordo con lei. E allora, le persone a cui deve sei d'accordo, Presidente. E infatti le sto dicendo, le persone a cui deve dire state perdendo tempo, ci avete preso in giro, non siamo noi, è l'amministrazione attiva. E io sono contento che il consigliere Cusumano, che io non prendevo in giro assolutamente, ha preso in esame l'ipotesi seria di andare a parlare con l'amministrazione attiva, perché forse finalmente per la prima volta, parlando realmente con l'amministrazione attiva e portando in aula le sì, c'è un problema di linea, Presidente, sull'ordine dei lavori, Presidente. Libere, a partire dalla modifica dell'articolo 5, forse potremo dare delle risposte. Perché sì, però, la presidentessa di Dio, in questa commissione non ci sono stati colori politici, siamo andati oltre. E quindi, sì, però, consigliere Anello, a me sinceramente la maggioranza. Mi faccia finire. Il presidente Zacco, il consigliere Cusumano hanno votato questa delibera, e come diceva lo stesso consigliere Cusumano, poi si è convinto dell'articolo 5 e si sta convincendo adesso dell'articolo 5, ma nonostante tutto questa commissione l'aveva votata con un esito favorevole.
Quindi quello che le voglio dire io, e chiudo, e voglio chiudere, diciamo, nella speranza che si possa andare avanti, facciamo un passo avanti, presidente Zacco. Il presidente Attinasi ha avuto uno sfogo che chiaramente non era indirizzato a noi, era indirizzato alla parte della politica che se ne è fregata. Ma l'ho detto in premessa. Che se ne è fottuta di quello che sono i reali problemi. Oh, ma diciamolo questo. E allora se lo dobbiamo dire, lo dobbiamo dire. Grazie, vicepresidente Anello. Ma dobbiamo dire per come stanno le cose. Sì, però a me non piace il ragionamento che si fa poi e si conclude con questo. Perché io posso capire che ci possono essere delle parole grosse, delle parole pesanti. No, scusi, concludo brevemente. Però dico, ma che senso ha dire, nonostante le parole grosse, nonostante a volte si può anche sbagliare? Io ho assistito a alcune vostre riunioni in consiglio comunale, ma ve ne dite di tutti i colori, cioè non vi doveste più parlare a vita, e ora si conclude dicendo va bene, allora la sua impresa non viene invitata. Cioè, onestamente mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, questa cosa. Io non ha detto questo, presidente, mi perdoni. Dovrebbe rappresentare i commercianti. Io le chiedo, di pensarla questa cosa, perché sinceramente va bene. Allora, presidente, passa gentilmente sull'ordine dei lavori. Quindi non può e non potrebbe che apprezzare questi tipi di incontri. Sì, ma cosa c'entra? Comunque, allora non invitiamo a sorpresa, cioè, presidente, siccome non voglio far perdere dottor Attinasi e consigliere Zacco, per favore, scusami Francesco, siccome non voglio far perdere tempo alle altre associazioni di categoria, abbiamo chiuso già, affrontato l'argomento per via Roma. Io vi saluto, vi ringrazio tutti e poi ci riaggiorneremo dopo le prossime audizioni. Grazie a tutti, buona giornata. Buongiorno, grazie a voi tutti. Arrivederci, buongiorno. Per favore, procediamo alla lettura del verbale per l'approvazione. Grazie a tutti e buona giornata. Sì, buongiorno a tutti. Buona giornata. Buongiorno, grazie. Collega Amato, per favore, può procedere. Sì. Verbale numero 747 del 9 ottobre 2020. Alle ore 10.07 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Gelardo e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti link: argomenti da trattare, problematiche chiusura attività commerciali di via Roma, programmazione degli incontri, vari ed eventuali, approvazione del verbale della seduta odierna. Per affrontare l'argomento posto al punto 1, la commissione ha invitato le associazioni di categorie. Sono presenti il signor dottore Felice, il signor Mangano, dottoressa Di Dio, dottoressa Sireci, dottore Bivona, dottore Prestia. Presidente Zacco ringrazia e saluta i presenti e comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il consenso. I partecipanti prestano il consenso. Presidente Zacco comunica che da oggi si inizieranno le audizioni per cercare di rilanciare le attività commerciali di via Roma. Ringrazia tutti i componenti della commissione perché in un momento politico particolare per il Consiglio Comunale, insieme al di là dei colori politici, si stanno occupando delle difficoltà dei commercianti, auspica una buona ripartenza con la partecipazione costruttiva di tutti. La Presidente Di Dio ringrazia per l'invito e precisa che già da tempo aveva iniziato un percorso, fa riferimento ad un regolamento relativo alle attività commerciali, riferisce che nel 2018, dopo gli inviti al Consiglio Comunale, ha contato 116 vetrine chiuse, ad oggi aumentato del 50%, oltre alle vetrine chiuse degli istituti bancari. Menziona anche la nascente che ritiene che un'eventuale perdita significherebbe non affittarlo più a nessun'altra attività commerciale. E continua a relazionare sul regolamento approvato dal Consiglio Comunale e che deve essere modificato aumentando i metri quadri che devono essere superiori a 200. Fa un appello alla Commissione affinché intervenga in tal senso. Presidente Zacco ritiene corretto condividere con le associazioni di categoria le scelte fatte dalla Commissione senza tenere conto dei colori politici. Fa riferimento all'articolo 5 e ritiene che la Commissione è sempre stata sensibile sulla delibera, si erano fermati per
perché da un confronto con l'assessore Turano, che aveva comunicato che era pronta una legge che modificava la quadratura, ecco il motivo per cui il Consiglio si è fermato in attesa della legge regionale. Il Presidente Felice ringrazia per l'invito, riferisce di aver avuto perplessità se partecipare all'incontro, ma per rispetto alla commissione che si è sempre occupata delle problematiche ha deciso di partecipare. Crede che la situazione della Rinascente vada oltre alla questione affitto, ritiene che modificando l'articolo 5 non cambierebbe tanto la situazione e fa riferimento alla mancanza delle strutture a servizio delle attività commerciali che attraggono i cittadini. Ritiene che tutto quello che sarà fatto richiede del tempo, le attività commerciali non possono aspettare tutto questo tempo se si deve fare rivivere via Roma. Il dottore Bivona chiede di capire le possibilità di modifica di alcune manovre fatte dall'amministrazione, è contrario alla ZTL e propone di creare delle attrattive con grandi firme per via Roma. Crede che solo in questo modo si può riattivare l'economia della via, arricchendo anche con eventi, ad esempio in Piazza San Domenico. Ritiene che il traffico veicolare crea danni alla salute, ma non è questo che crea il vero problema. Ritiene che si potrebbero aumentare i tragitti con i mezzi pubblici. Presidente Zacco dà la parola al dottore Mangano. Dottore Mangano ritiene che tutte le associazioni sono d'accordo sulla modifica dell'articolo 5, ritiene che le attività economiche di via Roma non è solo la Rinascente, ma sono tante altre attività economiche e storiche che creavano il tessuto economico commerciale di via Roma. Fa riferimento alla ZTL diurna, ma anche a quella notturna, che ha contribuito abbastanza alla chiusura delle attività. Ritiene che la modifica dell'articolo 5 da solo non basta, ma bisogna mettere in cantiere tutto quello finora espresso, come ad esempio le attrattive. Interviene il dottore Pressia, ritiene che la via Roma è poco attrattiva e le poche attività che sono rimaste soffrono parecchio. Fa riferimento alla mancanza di parcheggio, anche per i mezzi ecologici l'unica cosa che crede fattibile possa essere un abbattimento dei tributi locali su chi vuole investire su via Roma, e magari tra qualche anno investire su via Roma potrebbe essere più interessante. Ritiene che per la Rinascente sia una perdita che via Roma non può permettersi. Il dottor Attinasi fa riferimento al parere favorevole che la Commissione ha dato relativamente all'articolo 5, per cui non capisce perché la Commissione ha convocato questa riunione. Il Presidente Zacco specifica che la Commissione già si è espressa con parere positivo alla delibera, oggi si è deciso di prendere questa iniziativa del tavolo tecnico per cercare di rilanciare le attività di via Roma. Quindi l'incontro non è per parlare della delibera, ma trovare le soluzioni concrete e per rilanciare il commercio in una via importante come via Roma. Specifica che si faranno altre sedute con la circoscrizione ed altri per portare in amministrazione le richieste che arriveranno. Il dottor Attinasi non è d'accordo con questo modus operandi, ritiene che la modifica dell'articolo 5 è abbastanza rapida da realizzare da parte del Consiglio Comunale in quanto inserita all'ordine del giorno. Continua a relazionare sulla modifica dell'articolo 5 che potrebbe attrarre grandi marchi. Fa riferimento ad una riunione realizzata con i proprietari dei magazzini e dell'accordo raggiunto con essi. Chiede alla Commissione di intervenire seriamente senza nessuna presa in giro. Il Presidente Zacco specifica che non è giusto pensare che la Commissione stia prendendo in giro i commercianti. L'obiettivo è quello di dare un contributo per il rilancio di via Roma. Si ritiene deluso e rammaricato dall'atteggiamento del rappresentante di Assoimpresa. Consigliere Gelarda fa riferimento alla richiesta fatta al sindaco per formare un tavolo, ma non avendo dato nessuna risposta, si è rivolto alla commissione che hanno accettato di formare un tavolo tecnico per ascoltare i commercianti, i residenti e i rappresentanti di categoria per stilare un documento che permette di stabilire come via Roma si possa riprendere. Non trova corretto parlare di presa in giro, il documento che sarà stilato con la partecipazione di tutti sarà presentato al sindaco. Ritiene che la ZTL non è l'unico problema della via Roma, conferma e ribadisce che lo scopo del tavolo di crisi è ascoltare le problematiche e presentare il documento al sindaco dove spiegare le ragioni di ciò. Affronta il problema della Rinascente e della sua chiusura, che naturalmente avrà ripercussioni sulle attività di via Roma.
Il vicepresidente Anello precisa che anche nella precedente consigliatura questi argomenti erano stati affrontati abbondantemente. Ritiene che questo tavolo tecnico voluto da tutti i consiglieri della Commissione è nato per poter programmare quello che può essere un percorso che vedrà la possibilità di avere delle risposte legate alla problematica di Via Roma. Concorda con i signor Prestia per la realizzazione di manifestazioni sulla via per farla rivivere. Ritiene che bisogna capire se la modifica dell'articolo 5 e la maggioranza la voglia realizzare. Affronta l'argomento della ZTL che precisa essere ancora in fase sperimentale. Consigliere Scarpinato ringrazia i presenti, fa riferimento alla richiesta fatta dal consigliere Gelarda che è stata accettata da tutta la commissione. Precisa che la commissione ha sempre ascoltato i cittadini e in questo caso i commercianti. Fa riferimento al tavolo permanente con i ristoratori che ha fatto da tramite con l'amministrazione attiva proponendo le istanze presentate dai ristoratori. Ricorda che la Commissione ha dato parere favorevole alla modifica dell'articolo 5 con immediatezza. Precisa che la problematica di Via Roma abbraccia tutta la città, ricordando che le problematiche che hanno messo in ginocchio Via Roma sono state molto... No, la problematica abbraccia tutta la... No, la delibera relativa all'articolo 5 non è solo ovviamente afferente Via Roma, ma ovviamente si riferisce a tutta la città. Ok. Precisa che è contrario a questo tipo di ZTL che ritiene che l'amministrazione che l'amministrazione l'abbia istituita senza dare ascolto ai consiglieri, ai cittadini e ai commercianti. Per quanto riguarda i parcheggi ritiene che non sono sufficienti e propone la costruzione di parcheggi sotterranei. Inoltre ritiene ci debba essere un progetto per creare servizi alla città. La modifica dell'articolo 5 ritiene non sia la soluzione unica. Ritiene che i tavoli tecnici e permanenti sono importanti perché con i contributi di ognuno si possa ottenere risultati concreti. Consigliere Cusumano è d'accordo con quanto detto dai consiglieri che lo hanno preceduto e ritiene che per certi aspetti la politica abbia deluso e precisa che la politica ha fallito su Via Roma. Fa riferimento all'articolo 5 e precisa che inizialmente era contrario, ma poi ha cambiato idea. Ringrazio il consigliere Gelarda per aver messo in evidenza il problema. I tavoli tecnici aiutano a portare avanti le problematiche ed insieme trovare le soluzioni per cui si ritiene disponibile ad affrontare il problema. Il presidente Zacco ripete che si ritiene offeso dalle dichiarazioni dell'associazione Assoimprese, ringrazia tutti i partecipanti, comunica che si continuerà con questo tavolo, incontrando anche su strada i commercianti di Via Roma. E si incontreranno anche i proprietari dei locali e poi ci si riaggiornerà. La dottoressa Di Dio invita la commissione a capire se l'amministrazione ha annunciato l'allargamento della ZTL istituendo anche la ZTL2. Chiede ai consiglieri di vigilare sulla situazione perché significherebbe fare chiudere altre attività commerciali. Ritiene che la ZTL è stato un fallimento, specifica che il dialogo che permette questa commissione non lo ha neanche permesso l'amministrazione. Quindi ringrazia la commissione che cerca sempre in maniera costruttiva di condividere le scelte. Dottor Attinasi precisa che le sue parole sono frutto di uno sfogo perché da anni si parla degli argomenti senza mai raggiungere la soluzione, non intendeva offendere nessuno dei presenti. Presidente Zacco continua a specificare che non permette a nessuno di affermare che la commissione prende in giro. Si apre un dibattito con l'intervento del vicepresidente Anello del consigliere Scarpinato. Il presidente Zacco ringrazia e saluta i partecipanti. Il presidente Zacco chiede al segretario di leggere il verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura del verbale. A voi per l'approvazione. Grazie. Procediamo alla votazione per appello nominale. Prego. Sì, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello. Anello. Lo vedo. Favorevole. Ho sentito favorevole, giusto? Sì, favorevole. Sì, favorevole. Sì. Cusumano è uscito, assente. Non lo vedo, assente. Gelarda favorevole. Scarpinato favorevole. Zacco favorevole. Approvato all'unanimità dei presenti. Sono le ore 11:50. Io vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i componenti della commissione, ringrazio il personale, vi auguro buon fine settimana, buona giornata. Buona giornata. Grazie ancora. Buongiorno. Ci sei?
Sì, la registrazione... Un attimo, che c'è ancora di registrazione, Francesca, poi ti dire una cosa.